Ciao ragazze, eccomi qui finalmente con il video dei prodotti preferiti del 2011. Sicuramente in questo periodo ne starete vedendo tanti, però io ho fatto la domanda due volte su Facebook, quindi due volte vi ho domandato se volevate vedere questo video e mi avete detto di sì e quindi l'ho fatto. Mamma mia, sono davvero contenta di mettermi qui a registrare perché in questi giorni non ho un attimo libero. Perché sto studiando praticamente dalla mattina alla sera e sono veramente stressatissima e speriamo che ci sia qualcuno di voi, ma credo di sì, che può capirmi perché è veramente stressante stare a casa e non potersi muovere, non poter fare nulla. Infatti mi dispiace anche perché sto facendo meno video, ma purtroppo non riesco proprio a trovare un pochino di tempo, pochito, oggi proprio non ce la faccio a parlare. Iniziamo dal fondotinta, che secondo me, questo fondotinta secondo me è una delle scoperte più belle perché ha migliorato tantissimo l'aspetto della mia pelle e mi piace tantissimo come resa, come durata, eccetera. Lo conoscerete, si tratta del Couvrance fluido, questo qui di Avène, contiene 30 ml di prodotto, ha una protezione solare 15, è oil free e ad alta tenuta. Che dire di questo fondotinta? Io ho la tonalità porcellana 01, quindi la tonalità più chiara. Prima utilizzavo la seconda tonalità naturale, però avevo visto che nell'ultimo periodo era un po' troppo scuro per me, quindi ho preso la tonalità numero 1. Quindi, che dire di questo fondotinta? È un fondotinta molto leggero, si stende benissimo sia con le mani che con il pennello. Potete utilizzare, per esempio, un pennello di questo tipo, quindi un pennello a sezione piatta, oppure potete utilizzare un pennello per lo stippling come questo, che è di Elf, oppure potete utilizzare un pennello classico da fondotinta. E devo dire che mi trovo veramente bene perché si stende benissimo, non fa assolutamente lo stacco con il collo. Ovviamente, dovete scegliere anche il colore più adatto a voi. Se io prendessi la tonalità 3, sicuramente sembrerei un'africana con un collo da norvegese, insomma. Quindi dovete scegliere il colore adatto a voi. Si stende benissimo con le mani, non è assolutamente oleoso, quindi non va ad ostruirvi i pori. È talmente leggero che diciamo ad alcuni potrebbe non piacere perché non dà quella coprenza così forte, però a me piace perché uniforma bene l'incarnato, va a coprire le piccole imperfezioni. Ovviamente non copre i brufoli o comunque arrossamenti molto forti, quindi va abbinato ad un correttore, però trovo che sia bello perché quando ad esempio fate una coda oppure quando avete il viso scoperto non si nota proprio che avete il fondotinta, non fa strato, è talmente leggero, rende la pelle morbida, dura fino a sera, quindi dura tantissimo se va appunto va fissato con la cipria e dura fino a sera, e per me è veramente ottimo. E se non avete appunto l'esigenza di avere un fondotinta che da solo già riesce a coprire parecchio, ma volete un fondotinta dall'aspetto naturale, che quasi vi ho detto, cioè non si nota proprio che lo avete e che riesce comunque a rendervi l'incarnato uniforme, questo sicuramente ve lo consiglio perché secondo me è ottimo. Lo trovate in farmacia e costa 17 euro o 18 euro, insomma, su questo prezzo qui. Poi altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo questo 2011 e che abbino al fondotinta quando faccio la mia base è la Complexion Perfection o ex Complexion Perfection, perché come vedete non c'è più. Infatti vi faccio vedere anche, ve la faccio vedere la nuova poi che già ha un buco in mezzo, ossia questa cipria qui di Elf, che è una cipria a 4 colori. Devo dire che questa cipria mi è piaciuta tantissimo, infatti ne ho comprate tipo però in più di un anno, secondo me 4-5 cipria. Mi piace tantissimo questa cipria di Elf che costa soltanto 4 euro, ovviamente la potete trovare sul loro sito perché opacizza tantissimo, fissa benissimo il trucco. Il fatto che contiene 4 colori secondo me è un po' una cavolata perché non è che se applichiamo il verde sul brufolo va a neutralizzare il brufolo come se fosse un correttore verde, assolutamente no. L'effetto è veramente molto molto lieve, però è molto leggero. Però quello che mi piace è che riesce davvero ad opacizzare benissimo la pelle, non fa un effetto come dire farinoso. Ovviamente non dovete metterne troppa perché se ne mettete troppa fa un po' l'effetto farinoso e vi sbianca, perché voi quando andate ad applicare questa cipria andate appunto a
prelevare i colori, io li prelevo col pennello ruotandolo al centro di questi quattro colori, vi esce un colore che è proprio bianco. Se ne applicate poco, ne applicate poca, va a opacizzare la pelle e a fissare il trucco, ma se ne applicate di più va a sbiancarvi. Su di me l'effetto non si nota perché insomma più bianca di così non si può, però magari se una ragazza con la carnagione un pochino più scura sicuramente non consiglio di metterne troppa. Va a opacizzare bene la pelle e a diciamo uniformare il colorito, facendo vedere di meno magari i rossori, i brufoletti, va a fissare benissimo il trucco. Io ve la straconsiglio, mi è piaciuta tantissimo. Il mio blush preferito nel 2011 è sempre un blush di Elf, come vedete è un colore molto carino, secondo me è molto naturale come colore. Vi faccio uno swatch per farvi rendere conto. Allora, questo vedete il colore. È praticamente un colore malva più o meno. Ha una buona durata, infatti questo mi dura tranquillamente dalla mattina alla sera. Quando esco di mattina, la sera c'è ancora, ovviamente non perfetto come la mattina, però insomma c'è. E mi piace tantissimo perché questo, secondo me questo blush si adatta ad ogni tipo di carnagione, ad ogni tipo di pelle. Quindi io l'ho provato sia su di me, su mia mamma, su mia cugina che è più scura di me, quindi l'ha provato anche lei, quindi lei è proprio olivastra, quindi una carnagione proprio diversa dalla mia e le stava benissimo. Secondo me va benissimo, quindi per ogni tipo di carnagione ve lo consiglio perché secondo me è davvero molto carino. Allora, mi è piaciuto tantissimo questo pennello qui di Zoeva, scusatemi se è sporco, che è il pennello da sfumatura 227 che uso spessissimo nei miei video make-up. Questo qui, scusatemi se è sporco, originariamente questo è un pennello bianco e vedete, questa qui è la lunghezza. È appunto un pennello da sfumatura e mi ci trovo benissimo per varie ragioni. È molto molto morbido, quindi non va assolutamente a graffiarvi l'occhio, a punzecchiare, cioè non è aggressivo per l'occhio, che comunque per la palpebra, che comunque è una zona molto delicata. Riuscite a sfumare bene gli ombretti anche se non avete molto spazio fra le ciglia e le sopracciglia. È molto morbido, come vi ho detto. Una cosa che mi piace è che quando lo lavate ritorna bianco, e questa è una cosa magari che sarò strana io, ma ci tengo. Quando un pennello è bianco, voglio che quando lo lavo ritorni bianco, altrimenti mi sembra sempre zozzo, sempre sporco. E come vi ho detto, non costa nemmeno tantissimo sul sito di Zoeva. Secondo me, non ricordo precisamente, ma comunque sui 5 euro è quindi economico, non ha perso nemmeno una setola, quindi questa è una cosa che mi piace tantissimo dei pennelli Zoeva, non perdono nemmeno una setola. Lo uso sia per applicare l'ombretto nella piega in modo sfumato, sia per sfumare gli ombretti, sia per tamponare la cipria al di sopra del correttore, che per sfumare lo stesso correttore. Quindi per me è veramente un pennello che ha molte funzioni ed è veramente ottimo. Quindi se cercate un pennello da sfumatura vi consiglio sicuramente questo. Infatti ne ho due, quando questo è sporco uso l'altro perché mi trova davvero benissimo. Poi altri due pennelli che mi sono piaciuti tantissimo sono di Elf e sono il Powder Brush e lo Stipple Brush. Il Powder Brush lo conoscerete tutti, infatti non mi dilungherò molto su di esso, ed è questo qui, come vedete questo pennello qui, e può essere usato sia per applicare il blush. Mi trovo benissimo ad applicare il blush con questo perché riesce, cioè riuscite ad applicare il blush proprio in modo preciso, e mi trovo benissimo anche per applicare il fondotinta, perché riuscite ad avere un'applicazione, quindi un risultato molto molto coprente. Una coccola per il viso, non ha perso una setola, davvero una setola, costa solo 4 euro e per me è un pennello davvero da avere, un must have. Un altro pennello è lo Stipple Brush, sempre di Elf, che è questo qui, come vedete, ha setole molto molto più distanziate. E questo è un pennello che serve per applicare il fondotinta, magari quei fondotinta un pochino più coprenti, un pochino più pesanti che vanno lavorati, oppure quando volete ottenere un effetto un pochino più leggero, magari di mattina, o comunque per chi vuole un effetto più leggero, questo pennello è veramente ottimo. Io lo trovo ottimo, anzi mi trovo benissimo ad applicare magari il blush con questo, perché devo chiamare il fondotinta? Con questo pennello, perché riesco appunto a sfumare
sfumarlo molto bene perché mi piace concentrarlo soprattutto qui e poi andare a mano a sfumare verso le tempie. La palette elegantissimi di Rimi Makeup che ho utilizzato nei miei ultimi make up. Allora, l'elegantissima è questa qui, come vedete, e questa palette che contiene tutti questi colori naturali a partire dal bianco, passando per alcune tonalità sul pesca, marroncini, quindi marroni, un bel nero matte scriventissimo, qualche grigio, marroncino, insomma una palette che ha per la maggior parte colori matte e poi il resto dei colori sono colori leggermente satinati. Mi piace davvero tantissimo perché questa palette è pigmentatissima, alcuni colori hanno una scrivenza spettacolare, vi faccio vedere ad esempio il bianco e il nero che per me hanno una scrivenza pazzesca, cioè ragazze, ora... Cioè, bisogna essere anche in un certo senso, cioè, guardate, non... hanno una scrivenza secondo me fuori dal comune. Secondo me, se non volete comprare la palette intera, comprate almeno le cialde singole del bianco e del nero, che sono colori che comunque si utilizzano sempre, perché secondo me meritano tantissimo. Allora, vi stavo dicendo, una palette fatta da colori scriventissimi, da colori... che, con cui potete realizzare un trucco da giorno molto naturale, ad esempio utilizzando queste tonalità sul pesca qui, magari con un pochino di marrone nella piega. Potete poi fare un trucco più da sera con questo talpa, mischiando i vari marroni fra di loro. Un altro colore scriventissimo è questo marrone qui, vi faccio vedere, cioè ragazze, è un qualcosa di pazzesco. E voi avete detto, avete visto che in un attimo ho preso sul polpastrello questi colori. Veramente, secondo me, una palette bellissima. Io devo dire che da quando ce l'ho la sto usando molto di più della Naked, perché magari in questo periodo mi piace usare dei rossetti un pochino più accesi, come il rosso, borgogna, fucsia. Quindi mi piace anche fare un trucco occhi magari un pochino più naturale, altrimenti poi trovo che stoni un po', a meno che non abbiate un'occasione particolare in cui volete fare uno smoky con labbra rosse. Di solito non preferisco, non mi piace farlo, quindi o non metto nulla sugli occhi oppure faccio un trucco molto naturale utilizzando questa palette, che secondo me è veramente ottima. Mi stavo dicendo, gli ombretti hanno una buonissima scrivenza, un'ottima scrivenza, soprattutto alcuni per me sono i più pigmentati che io abbia mai visto. Poi sono facilmente sfumabili. Se dovessi trovare una pecca a questi colori, che sono soprattutto alcuni più chiari, un pochino polverosi, quindi mentre le applicate consiglio di picchiettare l'ombretto e non tirarlo, perché altrimenti vi cade, e se vi cade questo nero sono guai, perché non va via. Allora, passando ai prodotti per le labbra, una matita che ho adorato in questo nel 2011 è questa matita qui, che è veramente, questa è nuova perché l'ho appena comprata. Vi faccio vedere l'altra, che veramente è diventata piccolissima, ed infatti ne ho comprato una nuova perché altrimenti non riuscivo nemmeno più a metterla. Allora, questa qui è la matita originaria e questa qui è quella nuova, come vedete. Questa praticamente non riuscivo nemmeno più a metterla, e stiamo parlando della matita di Rimmel 050 Tiramisù. Come vedete, questa matita qui nude, vi faccio uno swatch. Allora, è un nude sul marroncino. Ovviamente quando la andate a sfumare diventa molto più chiara, quindi più sul rosato marroncino. È davvero molto molto bella e trovo che sia bene con tutti i nude, a parte quelli veramente chiarissimi. Mi piace tantissimo perché va a delineare benissimo il contorno labbra, assolutamente non sbava, quindi una matita che si fissa moltissimo. Potete utilizzarla anche su tutte le labbra e poi applicare il rossetto, così da avere già una bella base su cui il rossetto va proprio ad aderire tantissimo e quindi vi farà durare tantissimo il rossetto. Ha un prezzo molto basso, la trovate in profumeria, secondo me, se non erro, costa 6,90 euro, quindi non tantissimo. Vi dura una vita, perché vi posso dire che io ho quella piccolina, questa qui, da... saranno 2 anni e mezzo. Ma quello che mi piace di questa matita è che una volta che si è fissata non si muove più, quindi magari anche se va via il rossetto che avete, magari una serata uscite fuori, avevate questa matita ed un rossetto sopra, quando va via il rossetto resta la matita, e magari chi vuole sempre il contorno labbra ben definito può fidarsi di questa matita, perché veramente è ottima.
Poi per quanto riguarda invece gli smalti, eccetera, questo 2011 davvero c'è un prodotto che ha rivoluzionato le mie unghie, perché prima le mie unghie, a parte non fate caso al fatto che lo smalto sbeccato, perché ce l'ho da una settimana, anzi 8 giorni, questo prima le mie unghie praticamente erano talmente deboli che se appunto le toccavate si piegavano e io non sapevo più cosa fare. Sono andata da Kiko, e questo più di un anno fa, sono andata da Kiko ed ho chiesto di un indurente che non contenesse formaldeide e mi hanno consigliato questo qui che è il White Strong and Shiny, ossia un indurente e sbiancante di Kiko che contiene 11 ml di prodotto ed è un appunto indurente senza formaldeide che va anche a sbiancare otticamente l'unghia perché appunto è, come vedete, un pochino sul viola. Devo dire che questo prodotto mi ha davvero aiutata tantissimo perché ho iniziato ad usarlo, inizialmente non vedevo dei grandissimi risultati, però ho continuato perché non ce la facevo più ad avere le unghie sempre corte, che non crescevano, che si spezzavano. E devo dire che dopo vari mesi davvero ho iniziato a notare che le unghie erano molto più dure e poi sono diventate davvero durissime. Per me è stata una, non so se. Cioè, non credo che sia dovuto al caso, perché io ho sempre avuto da piccolina le unghie proprio fragilissime. Se siete appunto costanti nell'applicazione, secondo me dai dei buoni risultati. Almeno su di me vi dico che non ho assolutamente geneticamente delle unghie resistenti, ma anzi delle unghie super deboli. Quindi se avete come me, come avevo io il problema delle unghie deboli, vi consiglio assolutamente questo indurente di Kiko e adesso mi sembra che hanno cambiato formulazione, ma credo che sia la stessa cosa. Invece gli altri smalti che mi sono piaciuti tantissimo questo 2011 sono sempre di Kiko e uno di Essence. Quelli di Kiko sono questi due qui. Questo rosa qui molto bello che indosso spessissimo nei miei video, mi chiedete ma che smalto hai? E questo azzurro qui che anche ho utilizzato davvero tantissimo, 340. Questo però faceva parte di una collezione limitata, quindi non sono sicura che ci sia ancora, però se lo trovate prendetelo perché sono entrambi due colori super scriventi, hanno una buona durata sui 4-5 giorni ovviamente con base top coat. E mi piacciono tantissimo perché sono super lucidi e sembra quasi che abbiate, ovviamente con due passate, sembra quasi che avete fatto la colata di gel. Poi un altro colore che anche mi avete visto indossare tantissimo, che è questo qui di Essence, che è anche un colore molto naturale, è il Nude It, come vedete questo colore qui tortora chiaro. E devo dire che mi piace tantissimo perché a differenza degli altri smalti Essence che hanno una durata pessima e di questa linea che hanno una durata pessima e una scrivenza altrettanto non buona, questo dopo la prima passata scrive benissimo, quindi già con una sola passata scrive benissimo ed ha anche una durata diciamo sui 4 giorni anche lui, però mettendo base e top coat. Questo è molto molto elegante e infatti l'ho indossato spessissimo e alcuni di voi, quindi molti di voi mi hanno detto che è davvero molto carino, quindi se lo trovate da Essence prendetelo perché secondo me sta bene sia che ha la carnagione molto chiara come la mia e sia che ha una carnagione un pochino più scura. E niente, questi erano tutti quanti i prodotti preferiti del 2011. Spero tanto che questo video vi sia stato utile e che magari vi abbia tenuto un po' compagnia, perché fatemi sapere se questo video vi è stato utile, magari anche sotto nei commenti quali sono i vostri prodotti preferiti del 2011 o comunque del momento che volete consigliarmi, ho perso la voce, spero niente, mi mando un bacione, ciao!